I nostri due passi si avventurano oggi in un percorso fatto di storia, spiritualità, leggenda, arte e mistero. Non sappiamo quale di queste componenti possa prevalere sull'altra, tanto sembrano fondersi insieme per dare origine a quella che il Petrarca definì la soglia del paradiso. Ci troviamo a Subiaco, in provincia di Roma, nella valle del fiume Aniene, dove poco sotto l'imperatore Nerone aveva fatto erigere una villa di cui ancora sono visibili i resti. Lungo il corso del fiume, nella parte bassa della montagna, come stiamo vedendo, creando di fatto l'antica via Sublacense. L'origine dei monasteri di Subiaco si deve a Benedetto da Norcia, nato nel 480 e morto a Montecassino il 21 marzo del 547 d.C. Mandato dalla sua famiglia a Roma per istruirsi, ne vide la dissolutezza e ne restò disgustato, tanto da maturare l'idea di fuggire e di cercare pace a contatto con la natura. Sarebbe vissuto per 3 anni in una grotta, che poi vedremo, che si trova oggi all'interno del monastero di San Benedetto, una grotta chiamata Sacro Speco, sulla quale poi sorse un grandioso cenobio. E un pochino più sotto sorge invece questo monastero di Santa Scolastica, che è il più antico monastero benedettino d'Italia e del mondo, perché è l'unico sopravvissuto dei 12 o 13 monasteri fondati da San Benedetto stesso. Il monastero, possiede 3 chiostri e noi iniziamo la nostra visita guidata dal primo, chiamato il chiostro rinascimentale o di Cirillo, perché è iniziato nel 1580 sotto l'abate Cirillo di Montefiascone, vissuto nel XVI secolo. Qui troviamo alcuni dipinti di papi che nel passato hanno visitato il cenobio, tra cui poi anche i papi più recenti come Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo II. Il monaco Cirillo rivoluzionò un po' la vita monastica, che fino ad allora era stata un po' più aperta e la restrinse parecchio e apportò anche delle modifiche al monastero. Stiamo vedendo dei bellissimi affreschi che si possono ancora trovare lungo gli arconi e soprattutto di questo chiostro. E possiamo vedere il bellissimo campanile romanico che si trova più o meno al centro degli edifici. Questo invece è un dettaglio che appartiene al grande arcone gotico che immette al chiostro gotico, costruito tra la fine del 1200 e gli inizi del 300, ben più antico del precedente, e si chiama così per la presenza di archi a sesto acuto caratteristici dell'arte gotica. È un chiostro strano, a 6 lati irregolari, con un giardino e il pozzo, anch'esso esagonale, posto al centro. Le colonne marmoree che lo adornano provengono dalla villa di Nerone, situata, come abbiamo già detto, più in basso. Si ritiene che in uno dei locali della suddetta Domus, San Benedetto abbia fondato uno dei 12 monasteri sublacensi, quello di San Clemente, poi distrutto da un terremoto. Sul lato nord sono collocati i reperti appartenuti alle strutture più antiche del monastero, mentre una porta a vetri introduce nell'antico ingresso della chiesa, la cui facciata è mirabilmente affrescata. In una lapide, murata su un pilastro posto di rimpetto al portale della chiesa, sono visibili 2 cervi che si abbeverano ad un recipiente poggiato su una pianta. Sulla schiena dell'animale di sinistra sta curiosamente un'epigrafe che allude alla consacrazione della chiesa di Santa Scolastica, avvenuta il 4 dicembre 980. Non è chiaro invece il significato dell'iscrizione posta sulla parte superiore della lapide. In un affresco deteriorato, soprattutto nella parte superiore, riconosciamo San Cristoforo, segno che la chiesa era di pellegrinaggio. Questo può sembrare singolare per un luogo ascetico, ma non va dimenticato che tra il XIV e il XV secolo affluirono a Santa Scolastica diverse nazionalità di monaci, soprattutto tedeschi.
Si pensi che in quel periodo si avevano su 12 monaci 10 monaci tedeschi e solo 2 italiani. A loro seguito vi erano semplici pellegrini, viandanti e artisti, tra cui 2 monaci che impiantarono la prima macchina a stampa che era stata inventata da Gutenberg nel 1455. Fu così che nel 1465, cioè 10 anni dopo, Santa Scolastica fu sede della prima tipografia sul suolo italiano. Ed eccoci nel chiostro dei Cosmati. Qui siamo rapiti, intrappolati dallo sguardo di San Matteo, che sembra seguire il visitatore in ogni suo passo. Questo chiostro fu iniziato da Magister Jacobus Romanus, cioè da Jacopo il Vecchio, della famiglia dei Cosmati, che lo iniziò nel 1210. Suo figlio Cosma, che diede nome alla famosa famiglia di marmorari romani, portò a termine l'opera verso il 1240. La parte superiore venne realizzata sotto l'abate Cirillo e il lato nord venne murato nel XVIII secolo per insorte esigenze. Visitando questo chiostro, che ha l'ingresso in una parte più bassa, si può avere una veduta mirabile del campanile. E ci sono dei dettagli molto particolari. Abbiamo anche qui un pozzo al centro, sulla cui colonnina che vediamo di lato è presente un fiore della vita. E qui vediamo un curioso blocco con un disegno a sanguigna, che si vede in realtà bene, si vede di cosa si tratti, solamente se capovolgiamo la foto, perché vedete, se la lasciamo dritta si vede una cosa di questo genere. Mentre se giriamo la fotografia vediamo finalmente il muso di un animale che sembra fare le boccacce. Chissà come e perché è finito qui questo blocco con questo disegno. Si ritiene che quest'opera sia stata prefabbricata a Roma e poi trasportata qui e ricomposta. Lo direbbero i numeri progressivi da 1 a 17 presenti sugli archi, e sui pilastri vi sono segni uguali a quelli delle lastre situate accanto alle basi delle colonnine. Colonnine che, come abbiamo già potuto vedere, sono di un'eleganza impareggiabile, in marmo di Carrara, sono sia lisce che intrecciate, solitarie o binate, e presentano dei simbolismi sui capitelli, uno diverso dall'altro. Nei sotterranei del cenobio si trovano le grotte degli angeli, utilizzate come siti di preghiera e decorate con un ciclo di affreschi del 1430, ma modificato nell'Ottocento sotto l'abate Casaretto, locali che però non si possono visitare. Qui siamo alla base del bellissimo campanile romanico, eretto sotto l'abate Umberto 1052-1053, che presenta anche queste simboliche decorazioni ad affresco. Le ricerche archeologiche hanno stabilito che si sono succedute qui almeno 5 chiese. Il primo oratorio era dedicato a San Silvestro del VI secolo e pare resistette per 3 secoli, poi venne ampliato nel IX e tracce si possono vedere sotto il campanile e nella chiesa attuale, che è stata fatta dal Quarenghi nel XVIII secolo. E tra di esse si intercalano una terza chiesa in stile romanico, costruita nel 980 da Benedetto VII e poi rinnovata in forme gotico-cistercensi nel XIV e XV secolo. Ci avviamo adesso verso il monastero di San Benedetto, che si trova a 626 metri di altitudine e sorge sulla primitiva grotta che, secondo la tradizione, accolse per 3 anni San Benedetto, considerato il fondatore del monachesimo benedettino, il patriarca del monachesimo occidentale. Questa è la croce di San Benedetto, riprodotta su medaglie e medagliette in vendita anche nel monastero, una medaglia carica di significati e molto potente, perché sembra che allontani il maligno ed è soprattutto efficace per gli esorcismi. Salire al monastero di San Benedetto è veramente un'esperienza estatica. Il cenobio si raggiunge con l'automobile fino a un certo livello, poi la si lascia al parcheggio e si intraprende un'irta ma impagabile camminata lungo una scalinata che consente di ammirare paesaggi di intensa bellezza.
è qualcosa di estatico. Vedere le forme degli edifici che sembrano quasi impossibili, incastrati nella rupe, con i loro colori contrastanti nel verde e nell'azzurro del cielo. Un posto da monaci, appunto, sempre i posti migliori, diciamo noi, dopo averne visti tanti, in cui la terra raggiunge altezze vertiginose e sembra sfidare il cielo per compenetrarlo e stare più vicino a Dio. Tutti gli elementi si fondono in posti come questi: aria, acqua, terra e fuoco, perché il sole brucia le pietre e le purifica ogni giorno. Così come il monaco con la propria preghiera doveva forgiare e distillare la propria anima al servizio del lavoro manuale e della conoscenza divina. Le parti più antiche del complesso si trovano chiaramente più in basso, una parte addirittura in roccia, mentre la chiesa superiore è l'ultima realizzazione. Ci troviamo ora nella parte occidentale del complesso. Una torretta angolare e un ponte levatoio introducono in un corridoio. Tra poco scenderemo nelle profondità della roccia, ma prima si deve ammirare il corridoio coperto, che presenta volte a crociera e affreschi alle pareti, accedendo poi al capitolo vecchio. Il nome, lo dice, è perché non è più utilizzato come tale. A affreschi del XVI secolo di scuola fiorentina e toscana del Perugino. Ci siamo immessi nel cosiddetto corridoio del diavolo. Ma come? In un cenobio c'è un corridoio con questo nome? Sì, il fatto è che sulla parete rocciosa è dipinto un personaggio satanico, il diavolo appunto. Le frecce indicano anche altri due volti molto enigmatici, A chi appartengono? E questo diavolo, chi può essere? Lucifero? L'angelo che osò ribellarsi a Dio e venne precipitato negli inferi? Lucifero però è in senso ermetico e anche il portatore di luce. E adesso avremo bisogno di una buona dose di luce per penetrare non solo nelle profondità della roccia e del monastero, ma anche dentro noi stessi, perché scendere in un sotterraneo, scendere nel ventre di una montagna è sempre in parallelo scendere dentro noi stessi. Stiamo scendendo giù adesso al sacro specolo, che è il luogo dove San Benedetto si ritirò in ascesi. Molto trasformato, però degno sicuramente di attenzione. Questo è il punto più sacro di tutto il monastero, la grotta dove San Benedetto passò 3 anni della propria vita. È stata molto trasformata, ma bisogna ricordare che dopo che Benedetto si trasferì a Monte Cassino, ecco, qui stiamo vedendo il particolare del piedino di questa statua di Antonio Raggi del 1637, che ritrae San Benedetto che prega all'interno proprio della sua spelonca. Ecco, dicevo che questa grotta divenne per 100 anni luogo di preghiera solo dei monaci che vivevano nel vicino monastero di Santa Scolastica che abbiamo visto prima. Era preservata di fatto la sua sacralità, poiché non vi andava infatti nessun altro, tantomeno i fedeli. Nel 1089 l'abate di Santa Scolastica accordò però al monaco Palumba
Colombo il permesso di stabilirsi nelle immediate vicinanze della grotta stessa, perché egli era desideroso di fare vita ascetica. Probabilmente non gli bastava la vita comunitaria dell'ora et labora. Si sa che solo dopo il 1193 al Sacro Speco si insediò una comunità di 12 monaci con una propria amministrazione guidata da un priore dipendente dall'abate di Santa Scolastica. L'ambiente che ingloba il Sacro Speco fu trasformato tra il 1244 e il 1276 dall'abate Enrico secondo il Chronicon. A questo periodo risale la creazione del vasto piano della chiesa inferiore, dove ci troviamo di fatto, che è un ampio spazio rettangolare diviso in tre vani, coperti da volte a crociera, uno rettangolare e due quadrati. E siamo giunti alla Scala Santa, che era molto più lunga e doveva terminare in uno spazio all'aperto, rasente la roccia. L'andamento della scala è a pseudochiocciola e qui possiamo trovare dei dipinti, come stiamo vedendo, a tema della morte, perché questa scala portava poi al cimitero dei monaci. La Scala Santa conduce alla Cappella della Madonna, che è interamente affrescata, come abbiamo visto da questi fotogrammi, e anche alla Grotta dei Pastori attraverso un'altra scalinata più moderna. Qui invece stiamo vedendo un bellissimo San Gregorio munito di tiara ed eccoci nella Grotta dei Pastori, il luogo dove il Patriarca predicava a quelle umili genti la vera fede. È un interessantissimo ambiente racchiuso dalle pareti rocciose che presentano lacerti di affreschi, in particolare una bellissima Madonna con bambino in stile bizantino, VII secolo d.C., e due santi identificati da due residue scritte, SLV, forse San Luca,
Luca e più a destra San Silvestro, che per gli studiosi testimoniano gli scambi culturali che esistevano tra i monaci benedettini e quelli orientali. Purtroppo non si può accedere all'interno del grottino, ma lo si può ammirare dalla balaustra di separazione. Dalle porte a vetri abbiamo visto che le pareti esterne della grotta presentano ancora dei vividi colori e affreschi nella parte bassa. Sul pavimento vediamo delle lastre tombali che ricordano che qui sono sepolte le ossa dei benedettini, mentre questo è il rosetto, che in origine era in realtà il roveto, dove la tradizione dice che San Benedetto si rotolava per espiare e in cui sarebbe anche caduto volontariamente gettandosi dalla propria grotta in preda allo sconforto, non riportando comunque traumi. Risaliamo la Scala Santa e ne approfittiamo per osservare ancora gli apparati decorativi. Qui c'è una tale profusione di conoscenza che ovunque, nel dosaggio dei colori e della luce, nella scelta delle figure, nei cartigli parlanti, tanta è celata dietro i simboli, le chiavi di volta, gli oculi, le nicchie, gli anfratti, gira quasi la testa per tanta magnificenza. E siamo ancora da soli, strano ma vero, la massa non ha ancora invaso il monastero. Quasi ci coglie la sindrome di Stendhal quando vediamo un Cristo sanguinante con le stimmate aperte ai piedi, alle mani e al costato. Nella sua bocca vi è una spada che a metà diventa un ramo fiorito di candidi gigli. È vestito di un drappo bianco che gli lascia scoperte e visibili le ferite della crocifissione. La sua carne è martoriata. Siede su un semiarco che può anche essere il corpo del serpente atavico, interpretabile come la morte che ha vinto. Infatti è risorto. Ed è un affresco di grande suggestione. Ci troviamo qui nella cappella di San Gregorio, vediamo il pontefice in abiti papali, straordinario, da un momento all'altro potrebbe uscire dalla parete e con lui volare via la colomba che ha vicino al capo, ma ai suoi piedi c'è Giobbe, seminudo e coperto di piaghe, che è un accostamento assai raro a trovarsi. La piccola cappella absidata di San Gregorio è davvero eccezionale, a partire dai simbolici serafini alati che hanno sei ali, intercalati a tondi contenenti i quattro evangelisti che costituiscono il tetramorfo. Gli affreschi della cappella, che è molto antica, risalgono al XIII secolo. Motivi spaziano da una tematica teofanica a temi del tutto autonomi, celebrativi dei personaggi illustrati. Ecco, qui stiamo vedendo proprio i serafini. I serafini sono nell'ordine gerarchico celeste, appena dopo il posto di Dio. Quindi immaginate quanto siano importanti. E molto spesso nella loro iconografia hanno le ali trapuntate di occhi. Sul lato occidentale di questa parete d'ingresso si trova quella che è considerata l'unica raffigurazione autentica di San Francesco e la più antica, chiaramente, realizzata quando ancora Francesco non aveva ricevuto le stimmate, che sono attestate dal 1224. Nel dipinto Francesco è privo di nimbo e di stimmate, porta un saio stretto in vita da un cordone giallo, la mano destra al costato e la sinistra che regge un cartiglio. È indicato come Frate Franciscus, mentre non si conosce l'identità del personaggio inginocchiato ai suoi piedi. La cappella è preceduta dal corridoio di Santa Chelidonia per via di un dipinto che la raffigura e in una grotta con i corvi che le portano il vitto. La chiesa superiore è l'ultimo edificio di culto realizzato nel monastero benedettino e sorge sopra gli ambienti già visti. Appena si entra si nota un bellissimo pulpito marmoreo con elementi simbolici molto interessanti. E l'interno si compone di due campate e un transetto.
Non c'è un pezzettino di parete che non sia affrescata, è incredibile. Strepitosa è la crocifissione dipinta sulla parete di fronte all'ingresso principale, attribuita al maestro del Sacro Speco, che ha affrescato anche la chiesa inferiore. La prima campata fu affrescata da artisti senesi per volere dell'abate Bartolomeo da Siena, 1363-1369. La narrazione conseguenziale è imperniata su storie del Nuovo Testamento, in particolare dal tradimento di Giuda fino alla Pentecoste, affrontando tutta la materia della passione di Gesù. Notiamo anche i motivi pavimentali straordinari. Invece qui abbiamo protagonista nella seconda campata San Benedetto e lo troviamo per esempio insieme a Santa Scolastica secondo la descrizione che ce ne fa Gregorio Magno nei dialoghi. In esso si racconta che i due santi, che erano gemelli, si incontravano solo una volta all'anno. In un giorno di Quaresima, forse del 542, si ritrovarono fuori dai rispettivi monasteri in una casetta sotto Monte Cassino. Fu un colloquio lunghissimo, impostato su tante cose del cielo e della terra. Venne l'ora di separarsi, ma Scolastica voleva prolungare il colloquio, che Benedetto però rifiuta. La regola non si infrange, no? Ciascuno torni a casa sua, le dice. Allora Scolastica si raccoglie intensamente in preghiera ed ecco scoppiare un temporale violentissimo che blocca tutti nella casetta. Così il colloquio può continuare per un po' ancora. Infine, fratello e sorella, con i loro accompagnatori e accompagnatrici, si separano. E questo sarà il loro ultimo incontro. 3 giorni dopo, infatti, come vediamo in questo dipinto, secondo sempre i dialoghi, Benedetto apprende della morte della sorella, vedendo la sua anima sotto forma di colomba salire verso l'alto. E i monaci scendono allora a prendere il suo corpo, dandole sepoltura nella tomba che Benedetto ha fatto preparare per sé a Monte Cassino, e dove sarà deposto anche lui, morto in piedi, sorretto dai suoi monaci, intorno all'anno 547. Si dice che morì proprio pochi giorni dopo la sua sorella gemella. L'apparato pittorico si deve ad artisti della scuola umbro-marchigiana che vi operarono sin dai primi anni del 1400. Il transetto mostra la parete di fondo scavata nella roccia ed è preceduto da alcuni gradini che furono realizzati nel 1853 per farlo comunicare con le campate, perché era stato eretto un muro in epoca imprecisata. In questo affresco vediamo la scena del tentato avvelenamento del santo. Egli, al tempo in cui gli fu offerto di diventare superiore del monastero di Vicovaro, vicino a Tivoli, vide che i monaci presero a detestarlo per le sue regole ferree e così provarono ad avvelenarlo con un calice di vino, ma Benedetto, benedicendolo con il segno di croce, mandò in frantumi il calice, rendendo vano il tentativo di eliminarlo. Fu molto amareggiato per l'accaduto, ritornò a Subiaco, dove radunò attorno a lui una moltitudine di persone, anche tra la stirpe gota, dando così vita a una nuova esperienza basata sull'uguaglianza, sulla fratellanza e sulla regola dell'ora et labora, preghiera e lavoro, che si rifaceva alla tradizione dei monaci orientali e che sarebbe stata il tronco su cui sarebbero fioriti successivamente tutti gli altri ordini monastici d'Occidente. Benedetto fondò, dopo quello di Subiaco, 12 monasteri più piccoli, mettendovi 12 monaci in ciascuno, a capo dei quali stava un abate. Il numero 12 si rifà certamente a quello degli apostoli, riuniti sotto la guida di Gesù. Il sistema funzionava, ma un ennesimo tentativo di avvelenamento ai suoi danni, unito all'invidia di una parte del clero locale, indussero Benedetto a trasferirsi a Cassino, con pochi fedelissimi, attorno al 529. Vi fondò quello che sarebbe divenuta una delle più celebri abbazie europee, Monte Cassino. Fu qui che il 21 marzo del 547 Benedetto morì, in coincidenza con l'equinozio di primavera. Nei 2 secoli seguenti sorsero più di 1000 monasteri ispirati alla sua regola. Fu proclamato patrono d'Europa da Papa Paolo VI il 24 ottobre 1964.